Buonasera Elena, siamo collegati, spero che voi mi sentiate. Faccio una breve introduzione per il pubblico in sala e questa nostra conversazione viene trasmessa anche sui canali social del Comune e del Mulino e quindi ringrazio Alessia Soverini e le colleghe del Mulino che ci hanno fatto questo regalo di mandarci questo libro bellissimo che abbiamo letto tutti con molto amore e di darci l'opportunità di avere in collegamento lei, professore, che è stato già ospite del Centro Relazioni Culturali in passato, che è stato ospite della nostra città e la nostra città si ricorda con molto affetto di lui. Il libro che presentiamo è un libro necessario in questo momento, un libro importante che colpisce proprio il cuore, un libro che parla di emozioni ma arriva alle emozioni. Sofocle, Antigone, la sua follia, entra nel cuore dei nostri giorni. È un testo in cui si tocca quasi con mano quello che è una passione ardente, quello che fa ardere il cuore. E grazie a questi percorsi per i quali ci guida il professor Borgna, che dice: leggo seguendo anche le mie emozioni di lettore. E io le devo personalmente, ma penso tanti di noi, le sono molto grata perché per me, per esempio, che mi occupo, che vengo dal mondo della filologia e quindi sto un po' nelle cantine della parola, no? Sempre chinata a cercare chissà quale significato, in realtà questo è un libro che fa alzare lo sguardo, perché ci restituisce un testo che si incarna, che si fa vita. Anche per questo sono molto felice che si sia con noi Elena Mucci, che Antigone l'ha vissuta, no? L'ha vissuta nella scena e l'ha fatta vivere al pubblico, quindi mi piace che ci sia un lettore emozionato e con un bagaglio di conoscenze immenso che ci porta per questi percorsi di lettura e ci sia un artista, una regista, una drammaturga che ci dica cosa significa entrare nelle emozioni, nei sentimenti di Antigone. Un altro motivo di gratitudine leggendo questo libro è quello di incontrare donne che hanno intelletto d'amore, Maria Zambrano, Simone Weil, per me in parte anche Cristina Campo, perché ci sono delle luminosissime considerazioni che le tre fanno anche magari intrecciando i loro discorsi. In particolare Maria Zambrano, ho riletto La tomba di Antigone, che è un testo che riesce a essere all'altezza del testo di Sofocle, è un testo che si sofferma su quel momento, no, in cui Antigone è tra la vita e la morte. Antigone stessa dice: io non sono né della vita né della morte, ed è una condizione forse molto contemporanea, no? Essere in questa soglia, una condizione che il nostro mondo in qualche modo vive. E quindi ringrazio per averci costretto anche a riprendere in mano dei libri così troppo spesso dimenticati. Mi piace, io mi occupo di Dante, professore, quindi io ho rivisto nella sua lettura in cui dice: recuperiamo l'emozione, la passione, questo conoscere attraverso il sentimento, diamo a questo il contenuto di conoscenza, il contenuto, la capacità di conoscere, e in questo pensavo a Donne che hanno intelletto d'amore, no? La canzone che segna un po' il passaggio per Dante, in cui davvero l'amore è conoscenza, in fondo l'amor che muove è l'estremo approdo di un viaggio che scopre proprio nella potenza di questa emozione la possibilità di conoscersi e di conoscere, che poi è un po' il senso. Avrei mille cose da chiedere, ma prima do la parola al professor Borgna e la ringrazio tantissimo e porto nelle mie parole il ringraziamento di coloro che sono qui, che lei non vede ma che sono di fronte a me. Quindi, professore, grazie di essere con noi, le lascio la parola. Grazie di portare di questo perché è subito il clima, l'atmosfera, teatro, quando trovo tutti i presenti di due cose che genere completare, cioè che sono una tradizione, che ci sono le interpretazioni, le approcce, le interpretazioni, le interpretazioni, le interpretazioni,
quello che è conflitto tra i diritti dello Stato e i diritti del cuore, che non posso intervenire per esempio da questo punto di vista rispetto essenziale. Dunque, quello che intendo comunque è salvaguardare in altri dolore e l'esigenza sulla isola che donna i credi che possono cogliere, che possono in qualche modo interdeterminare il nostro quadro, dicendo che sono io soltanto, vorrei ricominciare certo le mie missioni, appunto a questo termine, indipendente, le missioni, come diceva Giovanni, ci consentono di fare il lavoro che poi si nasconda nella vita, la ragione a scatta invece che solo pazzia, un termine che ormai è quella di definire anche forse soprattutto parola, linguaggio, allora famiglia, un errore semantico, si tiene anche più gentile, anche rispettoso, direi che è un termine di pazzia. Anche se c'è una parte di fare per cui si chiede di vedere anche una riconoscenza sotto fine. Quali sono le persone che possiamo dire, vedere, come vedere, cosa, alcune regole, cosa l'altro, o dissonanze, ma personali che nascono nel gioco, per esempio, sapere che appunto questa inclinatura filosofica osserviana, tutti quelli che sono gli aspetti tecnici, filosofici, semantici. Quello che mi ha colpito subito, leggendo poi questa fine, questo testo di Sofocle, e il rispetto che ci confronta con la follia, certo, ma di follia non vorrei parlare solo concludendo questa mia relazione, chiamandola un po' troppo così accademica. Quali sono i sentimenti, quali sono le emozioni che nascono, che sono anche in crescita, perché nascono in chiunque lenta, soffrire prescindendo appunto dalle conoscenze e dalle letture che sono fatte. Intanto, certo, il coraggio di questa ragazza, allora, il coraggio che ho consentito solo a chiunque Antigone, farne i significati più veri, più profondi, più esalanti della vita. La morte e il suicidio sono due differenze contestarie, secondo me, che sono nello sfondo di questa straordinaria tragedia. Sono sullo sfondo sia per quanto riguarda il suicidio,
sentivole è stata in qualche modo e così stavolta come il fatto su notare a sciogliere una notte impossibile al quale comunque sono giunte sullo scia di dispersione di un valore aspettato, aggredito, contestato, al quale è pari l'albero ho saputo così. Succede nel titolo certo, in questa tomba che già avuto per darmi resta in lei questo momento e che so che comunque ci ascolti è stata una scelta molto libera per Giorgio Stagno e non solo per l'anno di sempre un questo così come non libera il suicidio di Simone Bergio che vuole recitando omicidio o di alimentazione perché pensava anche questo fosse un fallimento di confronti di tanti in Francia e non solo in Francia morirono. Secondo lo Steiner è una notte che forse il tema più importante, più conducente, quando suo padre non scrisce mai di riflette. Come lei mi sta ascoltando, non preparo i testi, se mi pare che possono essere le ispirazioni, naturalmente che mi sto scegli, che però quando sono le intuizioni che nascono, che mi nascono nella direzione di quello che ho detto, soprattutto di quello che sono le emozioni nate e che continuano anche dentro di me. In cinque secondari in questo articolo sono stati suicidi imposti da me, le loro sopravvissero già con me, e ghiacciante che portano loro la libertà di sciogliere e la libertà di salvarsi. E questa forse è anche appunto, se non si ricorso, Stein difficilmente si ritrova per quanto letto i testi finiti su Antigone e Sicilia, ma anche invece ci sono due ragionamenti che mi sembrano importanti. Al suicidio della morte pare questa solitudine, anche non è sola, anche se la sorella disperatamente cercando di salvare il titolo della morte in un momento, cercando lei e parla della follia. Anche il titolo parla di
sono tutti in mezzo di mezzo, quindi sono dentro la latitudine caratteristica, poi mi metto le grosse modelle ancora, però sono sorte di una giara sconosciuta e infinita, la solitudine quindi ho vissuta, sono sorte tutti gli anni, non ti prendo la solitudine che la fece. Spero che ci metti in contatto, che ci ho capitato di tutto questo modo, che cosa si abita nel quale dice prima una vita in te, in particolare nel quale di Antigone. Antigone è un coraggio, come ho detto, appunto, coraggio che mi consente di sfidare una morte certa con me, la laurea che possiamo, che dobbiamo rivolgere per rinunciare a una grazia, a una gentilezza convergente. Ma il titolo del libro è la famiglia. Famiglia in senso, in qualche modo, un metaforico. Famiglia in presa non come capazione di votare, ma la famiglia in presa che è la più frequente, in presa come io sono la nostra, il modello, l'esperienza che facciamo, di cogliere anche quelle che sono le cose essenziali della vita, studiando invece al facile sferrato delle tubine, dove consultando che non ci consentono di cogliere che quando da loro stagi qui nel quale di una persona. Famiglia in genere come distacco di solo delle tubine, famiglia in presa come ricerca di una cosa, da una salina, ma anche soprattutto non è una bambina di chi si incontra con il nostro destino, anno di luce, e luce si girato felicemente quando è stata quello che è stato il destino di Antigone per due figlie, ricordate, togliendo lo spettro che anche la sua durata esagerata e lenta alla professore Sarabia e anche lontana da reale accompagna la sua vita. Famiglia sono ancora 5 minuti per questo paese. Lo zero di frontera che è stato pensato proposto, giustamente anche per quello che è una parola di tedesco, ma soprattutto non si riesce a fare un viaggio per l'attenzione che si deve diciamo essere una grazia e quindi ancora anche che si è tanto ritornato di secondario, il mio giorno, la sua fragilità, la sua fragilità. Famiglia intesa soprattutto per la mia fragilità, famiglia intesa come un'infinità delle sue stesse, scientifiche, filosofiche, filologiche, famiglia intesa come un certo livello che si nasconde nel cuore, per le persone, ma di solito non ci sono soltanto un linguaggio delle parole, ma il linguaggio dei verbi, il linguaggio della silenzio, il linguaggio di chi riesce a cogliere le persone con le volte, anche i gesti e anche i miei segni, ma che nascono invece da me. Fragilità, estrema, tutta la mia capacità anche di voler avere di
Grazie di cuore di questo appassionato, denso ed emozionato racconto della sua scrittura e del suo percorso con Antigone. Io lascio la parola adesso, avrei mille cose da leggere mentre parlava, avrei riletto mille delle sue parole, ma non voglio far perdere tempo a coloro che ci stanno ascoltando. Lascio la parola ad Elena Bucci, che ringrazio. Elena, ti avverto, abbiamo un problema di collegamento, potrebbe cadere la linea e ti manderemo immediatamente un nuovo link, quindi pazienza perché abbiamo dovuto fare un cambio. Professore, grazie di cuore. Elena, grazie di essere con noi, anche se impegnatissima nel lavoro e sulla scena, ma grazie di aver trovato questo tempo. Grazie. Innanzitutto è un onore poter essere qui anche a sentire come anche con questi mezzi tecnologici, anche con la distanza, possono avere fiducia proprio nella forza dell'intuizione, nella forza del sentire, e anche in questo momento una speranza che mantenga libertà dentro la morte, dentro le persone, dentro il lutto, dentro quelli che sono i conflitti della guerra. Quando si parla di Antigone con un sentimento di coraggio, è un coraggio proprio della vita, è un coraggio della vita che non può rinunciare, che non può rinunciare, è una vita che non si espone pienamente, è come se in qualche modo incappasse, fosse costretta e strangolata in quasi un obbligo al suicidio, ed è una cosa veramente
quali viene poi un credito per poter tenere qui o vicine. Quando io ho affrontato Antigone, era un momento che molto particolare, per cui mi è particolarmente cara, al di là delle letture fatte durante la scuola, delle letture delle quali avevo un professore del suo testo bravissimo, diceva, guardate che volte fa ricordo come sia facile per poter andare a morire i giovani, i ragazzi, andare alla morte, e non quando poi in un altro. Riuscire a rendere offensivo il loro potere rivoluzionario, il loro potere sovversivo in uno di sentimenti caldi, potenti, di coraggio, di amore, di, anche lì, in questo caso io ho solo una visione molto personale perché mi scuso con tutte le persone sicuramente molto più forti di me, ma per poter vivere Antigone sulla scena, per poterla usare, per poter usare la visione, condurre con me un gruppo di persone, è assolutamente noi usiamo una piattaforma che il professore non aveva, l'avevamo testata e l'avevamo provata, ma il professore oggi ci ha detto che non riusciva a collegarsi, abbiamo cambiato piattaforma che ci ha dato solo un tempo limitato. Adesso ci ricolleghiamo immediatamente con Elena Bucci che sapeva di questo problema che ha Zoom. Volevo dire che è vero, ci sono un po' di disagi con questi mezzi, ma l'unico modo che avevamo di poter avere il nostro ospite il professor Morne era questo, perché avete visto molto anziano e il professore ultimamente non sta accettando nessun invito perché non ha avuto qualche problema di salute, ha accettato di parlare a Ravenna per gratitudine rispetto al Centro dell'Azione Culturale e per la sua amicizia con Walter Della Monica e i ricordi che aveva quella nostra città. Abbiamo scelto comunque di presentarlo in questo modo perché l'opportunità di sentire Eugenio Borgna direttamente, anche insomma, con tutte le difficoltà legate alla distanza, era per noi insomma, un dono molto prezioso che deriva proprio dalla lettura di questo libro, e io non consiglio mai di prendere i libri che presentiamo, però posso testimoniare anche per coloro al quale l'abbiamo fatto leggere, è un libro assolutamente luminoso perché è un libro che guarda con coraggio d'Antigone. Lo dicevo prima, no? Il problema della filologia che è quello di stare un po' nelle cantine del testo, no? Di cosa voleva dire l'autore, qual è il senso, poi questa interpretazione che è così girata, la ragione di Stato, in realtà Antigone è uno straordinario archetipo di emozioni e una modernissima guida a una conoscenza diversa, che è una conoscenza legata proprio alla conoscenza, quella che dice Dante, appunto, l'intelletto d'amore, cioè la conoscenza per cui il sentimento riesce ad avere occhi che la ragione non ha, con anche uno sguardo molto femminile in questo, per femminile intendo proprio il femminile della conoscenza. E quindi ci sembrava importante in questo momento dove c'è un impoverimento delle parole, ecco Elena, adesso le do la parola, portare anche una parola difficile come quella di Eugenio Borgna, però condividerla perché era importante farlo. Elena, se adesso riesci, ecco, adesso sei lì, sì, ci siamo, chiedo scusa al pubblico e chiedo scusa a te. No, grazie mille. Tra l'altro questa piccola introduzione mi ha dato la possibilità di riprendere un pochino, perché ascoltare il professore parlare di proprio tante le sue pagine non rende subito facile parlare, mi è piaciuto anche molto. Riprendo dal momento in cui mi è venuto il corso di quando ho avuto l'opportunità finalmente di affrontare questo bellissimo testo di software in teatro con una compagnia meravigliosa. Ho avuto la libertà di scegliere gli attori che volevo e è stato un momento in cui stavo vivendo un punto molto importante per me, e poter stare vicino
in gruppi, in una società come la nostra, che lo stesso in qualche modo rimuove il gruppo, rimuove il dolore come se fosse una vergogna, potete lavorare in teatro, insieme a compagni di lavoro così salti, così generosi e bravi, per me è stato un enorme ricchezza, poter farmi vivere questa cosa con il pubblico poi mi ha permesso di trasformare il dolore e di intravedere con una speranza, trasformando l'ultima scena del dolore estremo di Cronte in una sorta davvero di speranza, perché la prima cosa che ho avuto chiaro in tutto l'allestimento che ho fatto è questa scena finale dove alle spalle di Cronte, che vive la sua solitudine, nella sua continuare a vivere per dolore e senza, quasi apparentemente senza speranza, appare Antigone e si accende una luce che pian piano da loro va, si allarga a tutta la platea, con quella frase meravigliosa che è la città degli uomini è l'equilibrio, con il concetto bellissimo che la città degli uomini è l'equilibrio, è la saggezza. E questo dà una ragione anche e una necessità, un'importanza anche all'atto teatrale, cioè di poter ritrovare quel senso profondissimo e per noi così difficile da attingere, per essere la catarsi in una società che c'è il teatro, il centro politico, religioso, il pensiero, il sentimento, di condivisione estrema, provare a sentirlo anche soltanto un respiro è stata una grandissima medicina per il dolore, ma è anche una forma di ritrovamento di speranza. Quando mi sono fatta vedere Antigone, il primo gesto che compivo era versare della sabbia, che poi era sale perché era bianco, che con un significato anche ancora più forte. Una luce possa versare questo sale su una tomba, che era la tomba dei fratelli, ma che era la tomba di tutti i nostri morti, di tutti i morti che non conosciamo, ma di quelli che dobbiamo sapere attraverso uno schermo di televisione, attraverso la storia, attraverso questa, tutte le fonti di informazione, tutta la cultura che ci arriva e che continuano a essere in noi, diventano pian piano attraverso la porta dell'acqua, della coscienza, della cultura, del pensiero, diventano pian piano tutti sorelle e fratelli. Ed è questa stata la cosa più potente di questa mia trasformazione del dolore, attraverso il mio dolore sentito più vicino tutti i dolori altrui, attraverso il dolore di Antigone ho sentito molto molto più forte la vicinanza con per l'altro essere umano, anche se tradotta sempre attraverso l'arte teatrale, che forse mi domando sempre quanto sia in sé davvero una forma di medicina che scegliamo di attraversare, che poi abbiamo questa impudenza a volte di seguire su un palco. E ricordo di tutti i cori di Antigone sono di una anche ora così devo attraversare la guerra, devo attraversare la fortuna veramente sorprendente, devo attraversare tutte le capacità umane di possessarsi della terra, del mare, di nella condivisione. I cori erano interpretati da questo gruppo di attori dove tutti noi diventavamo cori, tutti i personaggi diventavano cori. E quando
questo rispetto infinito verso le generazioni nuove alle quali mi sento così desiderosa di perlomeno di poter fare almeno in mia ragione e in teatro e mi sento che il teatro almeno consente questa misura, questa speranza di poter che gli attori fatti possano essere trasmessi in un bagaglio di arte e strumenti che permette di trasformare le esperienze individuali in qualcosa di condivisibile e di comunicabile. E quindi immaginandola così adolescente, così coraggiosa, ho ritrovato anche la preziosità del un linguaggio che diventa danza, che è così connesso con il corpo, con il canto, che siamo così portati nella nostra cultura di vita, così connesso anticamente, in una dimensione di qualcosa che non abbiamo conosciuto, che possiamo immaginare, così connesso nell'emotività, nel pensiero e nel gesto, da poter diventare una forma di danza, tanto anche simbolico, che oltrepassa anche quella soglia, e così in modo così straziante di dire noi vivi da tutti coloro che non ci sono più. E quindi quell'atto della sepoltura, quell'atto del ritrovare il corpo del fratello che è un fratello di sangue, ma potrebbe essere anche un fratello di umanità, un fratello o una sorella che comunque ci sarebbe pensando, un fratello che poteva essere nemico, e attraverso la sepoltura si accetta e si riesce a ripassare il confine tra guerre che possono essere considerate giuste e guerre che possono essere considerate sbagliate. Nel momento in cui si valica del misterioso confine della morte, esiste soltanto questa possibilità di un'immensa, totale, incondizionata età. Egli è passato un respiro, come dice Grossman, con sua testa meraviglioso, nel dolore, una fase semplicissima, nel dolore c'è respiro, ma quando il dolore si porta il respiro, si trova anche l'atto di far conseguire i nostri gesti a questo trovare la forza di vincere questo conformismo, la paura, il tirarsi indietro di fronte a un atto così potente come rompere le leggi, rischiare una punizione corretta della morte. Io non ho mai avuto, non sono mai trovato nella condizione di dover scegliere una via che non so che cosa sarei in grado di fare. E riguardo con moltissima ammirazione sia chi riesce ad avere il coraggio di protestare dalla sua vita, dalla prigionia, lo stato coraggioso, riguardo sempre guardare con tanto amore chi non ci riesce. E spero, questa sospesa tra Antigone e Ismene, non posso far altro che confidare nel ruolo delle altre, di sapere un'isola dove possiamo a volte sentire come queste barriere che poi sono invalicabili si dissipano. In un abbraccio dove siamo sorprendentemente tutti molto diversi e sorprendentemente tutti molto, 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 molto simile. Nell'attraversare questa antigone che mi sembrava così difficile da spiegare, mi sentivo così quasi indegna,
momento di raggiungere che la gente si è spaccata. E dico dire che questo sta ritrovando anche proprio nel senso di quello che poi sentiamo, che è così di dire che mettere da parte a volte della nostra società, di nuovo, così centrale, pure come si continua a tenere sempre accesa questa fiamma, che a volte può essere più fredda, a volte più forte, questa fiamma dove, alla quale veramente si possono spaldare tutti, anche in caso delle famiglie infettate, con un senso di credo, di religione. E credo che appunto ne sia anche per dire questo, poter dire se una legge è sbagliata va votata, se un atto di dignità deve essere fatto va fatto, se questo comporta il buio di una morte va affrontato, perché rimane come dire questa morte è fatto sì, vissuto e simbolico, rimane una scia luminosa che appunto fosse da via. E non saprei cosa vuol dire, perché io non vorrei, cioè, da parlo della mia esperienza attraverso la parola, e anche sentire quanto la parola stessa è contigo, è detta, in una detta ad alta voce e in qualche modo celebrata nella massima semplicità possibile, nella sua massima situazione musicale, in qualche modo modificare il reale intorno a me, noi, muove l'audio. Quindi questo ringrazio il mio ascoltatore di software, tutto il tema che ha tradotta a noi, queste lacune tanto affascinanti che a volte anche ci narrano di quella potenza dei frammenti, di una storia antica che arrivano con una forza, e le lacune con altrettanta forza, con il mistero di quello che non conosciamo, il mistero delle lacune, del prodotto, che continua a muovere la stessa situazione del nostro cuore. Elena, grazie. Grazie di cuore. Io concluderei questo nostro incontro con una citazione che il professor Bormia fa di Simone Weil e che dà un po' il senso di questa nostra scelta. Dice: sarebbero anzi molto più toccanti questi antichi poemi per la gente comune, per coloro che sanno cos'è lottare e soffrire, piuttosto che per chi ha passato la vita tra quattro mura di una biblioteca. Quindi riportare Antigone nel cuore della gente che lotta, che soffre, che vive questa quotidianità. Io ringrazio tantissimo il professor Eugenio Bormia, grazie di essere stato con noi. Elena, grazie di cuore di averci dato questo tempo, ringrazio il pubblico che insomma, è riuscito ad ascoltare nonostante tutto. Grazie di cuore.